e sangue freddo. Oh, 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 ah. Me lo chiedo. Dunque, un bel po' di messaggi da leggere. Anche perché l'amico Carmelo Battiato dice: lavoro all'aeroporto, a motto l'aereo inguffate, chi sa che non battono. Ma parte di secondo all'apparecchio. Alla sala affezionato botto, no? Vabbè, e poi Maria Corleone dice: buongiorno anche qui, grazie, sono lusingata, vi stimo professionalmente e umanamente, grazie. Grazie. Oh, vabbè, ragazzini sbarazzini, chi sono? Dice: bentornata Aurora. Ah, una mia amica, ciao, Franci. Una tua amica, Franci. Chiaro. Va bene, intanto vedete inquadrati accanto ad Aurora, se ci state guardando in televisione o ci seguite nella diretta su Facebook, due baldi giovani, due signori, due vigili del fuoco. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Carmelo Barbagallo e poi abbiamo Carmelo Nasello. Però aspetta, che Carmelo Barbagallo è che cosa? Carmelo Barbagallo è il coordinatore sindacale regionale USB, che vuol dire Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco. No, e invece Carmelo cos'è? Nasello? Nasello che sei? Con tristezza, sono un precario. Un precario, fermo del gioco, no, dopo aspetta, ne parliamo anche devo di fare questo. Una cosa, dopo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Una sua. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ma questo è un inno che io ho scoperto tra non lo sapevo. Salviamo la vita agli altri, il resto conta poco. Salviamo la vita agli altri, il resto conta poco. Il pompiere paura non ne ha. Bella, complimenti, complimenti. Tra l'altro trovo che sia una cosa, tra i ragazzi è molto diffuso tra i ragazzi, che non sono manco vigili del fuoco. No, tra i ragazzi proprio lo hanno adottato, Perché diventi vigili del fuoco? Perché diventi vigile del fuoco, Carmelo Barbagallo? Tu perché lo sei diventato? Fare vigile del fuoco diciamo che è più una vocazione che ti devi sentire dentro. Io ho cominciato nel lontano 1995 facendo il militare di leva, in quale ausiliare dei vigili del fuoco, poi è stato diciamo soppresso negli anni. Sì, non c'è più adesso questa cosa. No, assolutamente no. Sono diventato precario anch'io dei vigili del fuoco per 13 anni addirittura. E poi ho avuto la fortuna di essere stabilizzato e diventare vigile del fuoco permanente. Ma per quello ancora oggi lotto per le categorie dei precari, perché non mi dimentico mai il mio passato. Beh, tu sei anche facente parte del sindacato e quindi è corretto, ma anche perché non solo i precari vanno aiutati, ma perché i precari se fossero assunti vi darebbero anche una mano, perché siete pochi, è vero che siete pochi? Sì, esattamente, darebbero un forte respiro, un rilancio anche a soccorso, a parte i precari anche gli idonei ai concorsi che aspettano questo ambito posto nei vigili del fuoco. Ma ricordo, quando è stato l'ultimo concorso utile? Diciamo che i concorsi come stabilizzazione, l'ultimo è stato 10 anni, dove ho avuto la fortuna come stabilizzazione. Invece i concorsi pubblici ce n'è stato sempre uno 10 anni fa, ancora deve essere espletato totalmente. È stato bandito un altro nell'ottobre del 2017, che è in fase di chiusura e dovrebbero essere cominciate da siccome noi siamo ignoranti in questo ambito. Io vorrei capire quello che stai dicendo, cioè tu stai dicendo che l'ultimo concorso è stato fatto 10 anni fa, quelli che l'hanno vinto non sono stati ancora assunti? No, con la stabilizzazione diciamo che li hanno chiamati tutti, però ancora rimangono del concorso pubblico circa 700 unità che aspettano questo ambito. Il tempismo, vuol dire, no? Tempismo. Cioè tu hai vinto un concorso 10 anni fa e ancora aspetti di essere la cosa chiamato, assurda è che gli standard europei non vengono rispettati, dovremmo essere un vigile del fuoco ogni 1000 abitanti, invece allo stato attuale siamo uno ogni 15.000, perciò la carenza è evidente. Uno ogni 15 anziché uno ogni 1000? Esattamente, non vengono rispettati gli standard europei e portano allo stremo i vigili del fuoco. L'abbiamo visto già in questo ultimo periodo, che già ci ha visto impegnati con gli incendi boschivi. E ancora l'estate non è partita come si deve, perché da noi lo sappiamo, l'estate è una bella stagione, ma per i vigili del fuoco potrebbe anche non arrivare, sarebbe meglio. Esatto, il pieno regime perché... diciamo che a luglio sarà luglio-agosto. L'anno scorso soltanto a luglio abbiamo espletato 2200 interventi, veramente abbiamo fatto... Facci capire un'altra cosa, Carmelo, allora tu hai detto che dovreste essere un vigile del fuoco per ogni 1000 abitanti, invece siete uno per ogni 15.000, questo cosa significa? Che adesso quanti siete? Per esempio in una città come Catania quanti siete? Ad esempio a Catania dovremmo essere circa 450 vigili del fuoco operativi, ma siamo 300, ma quotidianamente vengono a mancare unità a causa di infortuni, ferie, perciò siamo alla gran lunga di sotto organico, circa 100 unità operative
e poi negli ambiti amministrativi, dirigenziali, veramente in Sicilia siamo a collasso totale, ma l'Italia non sta messa meglio. Hai capito perché l'altro giorno tu cercavi i Vigili del Fuoco e giustamente è passato un bel po' di tempo, certo, perché erano da un'altra parte a fare altre cose, certo, ad altre parti a fare altre cose. Peraltro i Vigili del Fuoco non è che servono soltanto a spegnere gli incendi, fanno un sacco di altre cose, no? Fanno anche interventi differenti e non sempre c'è il fuoco di mezzo. Le messe in sicurezza. Le messe in sicurezza, ma anche stradali. Anche, esatto, esatto. Certo. Facciamo il soccorso tecnico urgente in pieno. Soccorso tecnico, bravo. Stamattina bravo. Mi dicevano che è vero, vanno a salvare anche i gattini sugli alberi. Quindi non è solo una scena dei film, ma in realtà lo fanno. Ma anche perché, a proposito, se trovate un gattino sull'albero, non provate a salvarlo voi, che potrebbe essere pericoloso, arrampicarsi, potreste cadere, farvi male voi e il gattino. Chiamate i Vigili del Fuoco, che ovviamente arriveranno quando potranno, perché avete capito che i problemi ci sono. Però è sempre meglio affidarsi alle mani di chi si sa arrampicare o comunque ha i mezzi per salire su un albero e quindi non gli succederà niente. Poi in alternativa, niente, tirate no. le pietre. No, e il gatto scende. Ciao Cristina, ciao no, Cristina. Scende il gatto, ma smettila, ma non la pigliare, gatto, la fare scandare, basta. Ecco, ma che mano può dire pesi? No, vabbè, scherziamo. Quindi insomma il problema è vero, è reale ed è grave, no? E tu che sei un precario, da quanti anni sei precario, Carmelo Nasello? Appena 26 anni, circa 27. 26 cioè anni. La mia età, la mia età. Come sì, funziona? Sì, la tua età. Funziona così. Diciamo che precario è la nostra giusta denominazione, ma noi siamo stati chiamati da sempre volontari. Volontari. Quindi, sì, che è un modo edulcorato per dire esatto, che... Scrollarsi, no? Esatto. Responsabilità. Esatto. Per cui noi ma di volontari... Ma come funziona l'impiego di un precario? Sì. Cioè quanti giorni dura, ogni sì, quanto lo chiamano, perché lo chiamano? C'è un momento in sì, cui lo devono chiamare oppure sì, succede così? Bene, fino a poco tempo fa, insomma, potevamo essere impiegati 2-3 volte l'anno, di 20 giorni ogni volta, quindi sarebbero 60-100 giorni. Di lavoro? Di lavoro l'anno. Retribuiti solo quelli, retribuiti ovviamente, esattamente solo quelli. Scusa, quando non fai il Vigile del Fuoco in questi 26 niente, anni che hai fatto? Nulla, nulla, farai un altro, nulla, certo, fai un altro lavoro, se hai un altro lavoro. Perché non fai il parrucchiere? Ma quello ci ho pensato... Scherzo, lo so, perché lui una volta, quando era ragazzino, faceva proprio il parrucchiere, ed è un mio amico, abbiamo fatto anche teatro insieme, ritrovarlo oggi qui mi ha fatto piacere, anche se quello che mi sta raccontando e che mi ha raccontato anche dietro le quinte è un po' pesante come situazione. Però, in origine erano 3 mesi l'anno. Sì, circa, insomma. 20, dopodiché cosa succede? Dopodiché man mano con le varie leggi, insomma, i vari tagli che ci sono stati. Cioè anziché sistemare la cosa hanno ridotto? Li hanno ridotti. A noi dovevano, diciamo, in qualche modo integrarci all'interno del corpo, in quanto noi abbiamo scelto, ecco, la nostra volontariato, che abbiamo scelto di nostra volontà nel fare il militare nei Vigili del Fuoco. Solo questo di volontario. Poi per il resto noi che ci siamo rimasti e che abbiamo perseguitato sempre questo questo nostro sogno, anche no, obiettivo, sì, questo nostro obiettivo anche per noi è una, come dire, è una cosa che viene dal cuore. Cioè non si può fare così, oggi vado a fare il Vigile del Fuoco, per noi è una cosa che sentiamo assolutamente. E ancora ad oggi, purtroppo, per vari motivi politici che non stiamo qui a dilungarci, sarebbe lunga. Noi parecchi siamo ancora rimasti fuori. Comunque devo dire, se posso, l'ultima che è semplice. Adesso noi abbiamo, grazie a USB e grazie al sindacato che ci ha messo alla luce, è stata fatta la legge nostra per affinché noi possiamo essere finalmente inseriti, ma aspettiamo il decreto. E se passano altri 10 anni, esatto, siamo consumati, esatto, o no? Ora, proprio mi viene in mente, certo, e questo chiaramente dipendenza statale, cioè dal punto di certo, vista del ministero, dal ministero degli interni, perché l'interno in questo caso non può un comune decidere di fare il proprio corpo. Beh, cioè no, non è una cosa fattibile. No, perché sono dipendenti dal ministero. Tu dici come i vigili urbani? Come i vigili urbani? C'è una serie di costi e cose che riguardano la gestione dei Vigili del Fuoco che probabilmente un comune non potrebbe sostenere da solo, no? Le autopompe e tutto il resto. Io però voglio sapere da Carmelo Barbagallo, che invece lui adesso è effettivo, ma insomma loro non è che hanno una pretesa poi in realtà, perché la verità, come dicevi, è che siete pochi, per cui servirebbero, no? Servirebbe che li integrassero. Quindi non è che una pretesa, come diciamo, vogliono fare per forza i Vigili del Fuoco, posto non ce n'è. Il posto c'è, anzi c'è, come c'è, andrebbe bisogno, colmato, c'è bisogno o no? Sì, esattamente come avevamo già citato poc'anzi, gli standard europei prevedono molti più Vigili del Fuoco. Poi noi, come con la risoluzione Fiano, che ha preso nome proprio da questa legge che è stata bandita a dicembre, aveva previsto anche la reinternalizzazione dei servizi, cioè questi questi ragazzi potevano essere impegnati anche in altre mansioni, come poteva essere
il piantone, poteva essere il centralino, poteva essere l'officina e tante altre perché mansioni. Perché tutte queste cose invece le dovete fare comunque voi, come si fa a militare, cioè a turno c'è il piantone, c'è il telefonista, capito? Sì. Magari i più giovani fanno prima queste cose, però ecco, come dici tu, avreste delle unità operative sul territorio maggiori se aveste la possibilità di avere per esempio un personale in caserma che fa altre cose, proprio adibito a quello, no? Sarebbe anche meglio. Sì, esatto, esatto. Non è così difficile che succeda sta cosa? Io penso di no, perché ormai diciamo che è quasi addirittura d'arrivo. Noi la rimarcheremo, abbiamo consegnato dei documenti sia al Ministro degli Interni, al Presidente della Regione e al nuovo Sindaco di Catania per sollecitare sia le assunzioni nell'ambito nazionale e poi la distribuzione dell'organico in maniera equa. Noi abbiamo necessità anche di mezzi di servizio. Certo, abbiamo mezzi di vetustà accettata e quando vengono riparati danno sempre problemi, perciò non mettono anche in sicurezza gli operatori. Poco camion dei pompieri non è la spesso cosa e volentieri, arrivi, spesso capito? E volentieri usiamo ancora il mitico fil di ferro per attoppare i nostri mezzi, i nostri tubi. Fate da soli. Esattamente. Ora noi chiediamo le convenzioni boschive per dare più efficienza a un soccorso. Cos'è una convenzione boschiva? La convenzione boschiva viene attuata nei periodi di maggior criticità di incendi. Come questo adesso? Periodo qua si fanno delle convenzioni sia in ambito comunale con chi? Con i comuni di pertinenza. Il comune di Catania più spesso l'ha fatto con la Sidessi Medo e poi ci sono le convenzioni regionali che sono 15 squadre aggiuntive in tutta la Sicilia. Manca soltanto la firma del decreto, dovrebbero partire il 15 luglio, però noi diciamo che è tardi. Ma le 15 squadre quante persone sono in realtà? 15 squadre sono sempre le stesse persone, straordinario, sono 5x5, 25, sono circa 75 15. Persone in tutta la Sicilia. Tutto qua? 75? Sì, sono giornalmente 75 persone, però sempre straordinario. Le unità sono poche, perciò sono ci poche. Portano allo stremo totale perché dobbiamo anche sopperire a questa. E anche perché fare troppe ore uno che fa un lavoro del è genere. È un lavoro usurante, pericoloso, rischioso. So che anche le indennità di rischio infatti, non sono eccezionali, addirittura non avete l'INAIL. Esatto. Cioè l'INAIL, lo diciamo, l'INAIL è l'ente che si occupa degli infortuni detto lavoro. Proprio, no? Sul lavoro. Ma voglio dire, un lavoro come quello del vigile del fuoco, dove l'infortunio è dietro l'angolo ogni giorno, ogni minuto, come fa a non avere l'INAIL? Noi proprio in questi giorni abbiamo avuto sei infortuni. Non ci viene da ridere, dico, come ci spiego? È normale che mi viene da ridere, normale, perché sono cose veramente assurde. Paradossali, sono cose assurde. Avete avuto sei infortuni nell'arco di una settimana. Speriamo che i colleghi possano rientrare presto, perché se no devono mettere la mano in tasca per potersi pagare le spese mediche, perché fino a 700 euro dobbiamo sobbarcarci le spese, poi dopo ci sarà un rimborso, ma si deve aspettare sempre con tempi lunghi, ancora dobbiamo ricevere i soldi del G7, dobbiamo ricevere i soldi delle emergenze dello straordinario. Cioè ci pagano l'ordinario, ma per il resto ci stanno abituando come a barzelletta allo scecco. Li abituiamo senza mangiare, dice mosso. Così poi morono però. Esatto, esatto. Non solo, non hanno neanche il riconoscimento della malattia professionale. Mi spiegava che solitamente a fine di carriera molti sono malati di mesomelanoma. Che cos'è? È una malattia respiratoria. È un tumore che prende l'apparato respiratorio. Sì. E poi per tanti... i fumi? Per i fumi? Gas. Ma anche altre cose, gas. Sì, che sì, sono dell'amianto. Questo è più per l'amianto, diciamo. Perché voi andate a fare anche di questi interventi, no? Di bonifica per esempio di territori, non è che si chiama chiunque, ci vanno i vigili del fuoco. Quando c'è... buttano le giare in mezzo alla strada. Esatto. Prendiamo un caso su tutti, Amatrice, dove c'erano le zone piene d'amianto e grazie a una denuncia di USB si è intervenuto per poter sopperire a questa grossa criticità. Noi questo, la Matrice, diciamo, questo si è scoperto grazie al terremoto, no? Grazie al terremoto, che c'erano tantissime abitazioni che avevano amianto di vecchia datura. Certo. E giustamente non, all'inizio no, come primo impatto noi andiamo ad operare, però ci sono sempre le criticità che abbiamo menzionato. Noi cosa potremmo fare per voi come cittadini? Intanto come vi possiamo aiutare da questo punto di vista, insomma, per evitare che abbiate troppi impegni? Possiamo evitare gli incendi, per esempio? Possiamo evitare di lasciare vetri rotti nei pressi di un bosco? Perché voi pensate che l'incendio parta soltanto perché qualche cretino lo appicca o perché qualche stupido lancia una cicca di sigaretta? Quelli sono sicuramente alcuni dei motivi, ma anche per esempio dei vetri rotti, come ci insegna diciamo la fisica, no? Insomma,
Archimede. Archimede soprattutto non fanno altro che come si dice, catturare i raggi del sole, e spesso se sono concavi poi fungono da lente, proprio come quella di Archimede che bruciava le navi dei suoi nemici, no, da lontano, e quindi da lì parte un incendio. E quindi insomma, quando buttate qualcosa in un bosco, intanto siete incivili e soprattutto potreste causare anche un danno. Poi ci sono tanti altri interventi, no? Si fanno anche interventi, non dimenticate appunto le chiavi di casa a casa, anche quelle fine settimana, classico. Se dimenticate le chiavi di casa, almeno portatevi una radiografia nel cofano della macchina e date una mano ai nostri amici vigili del fuoco, che con la radiografia riescono ad aprire un scoppo. Però un scoppo, sì, esatto, chissà, sì, cosa è chiusa, sì, ci vuole accetta, non è che ci vuole altro o no. Ci sono altri metodi più consoni, no, per... non li diciamo, ma invece perché non ricordiamo i numeri per aspetta che ci stiamo arrivando. Adesso abbiamo un po' parlato dell'aspetto anche così, insomma, un po' più leggero, altrimenti i nostri ascoltatori poi si alienano. Però insomma, ricordiamo che oggi il 115 per esempio non c'è più. No, esattamente. Lo si può ancora fare perché venite dirottati in un altro numero, ma in realtà qual è il numero di emergenza oggi? Il numero è un numero unico, è 112, risponderà un call center che smisterà le telefonate a chi di competenza. Giustamente, si allungano più i tempi. La causa non è nostra, anche se abbiamo poche squadre, noi dobbiamo decidere quotidianamente chi salvare e chi deve aspettare. C'è una scaletta di codici, sì, diciamo. Addirittura, certo. Esatto, ovvio. È così. Purtroppo capita spesso che magari arriviamo in ritardo, le persone si seccano un po', però la causa non è nostra, perché siamo impegnati in altri posti. Chi ha il problema ovviamente non fa altro che pensare che sia l'unico ad avere il problema, chiaro, no? Purtroppo non è sempre così. In quel momento. Andiamo in pubblicità subito dopo, e allora facciamo una cosa, li teniamo ancora qua, okay. E dopo la pubblicità torniamo a parlare con loro. Bene, perché sei sicuro che quando lo chiami lui interviene, però oggi stiamo parlando di un sacco di problemi che ha il corpo dei vigili del fuoco, che è diventato un corpo, mi diceva Aurora, dal 1941, prima era 41. Un'altra situazione, però appunto stiamo con Carmelo Barbagallo e Carmelo Nasello, ma ci sono anche altri rappresentanti, ovviamente salutiamo tutti i vigili del fuoco che ci ascoltano, anche quelli che non ci stanno ascoltando. Stiamo parlando di tanti problemi, la precarietà, il problema di essere molto pochi, nonostante ci siano i precari che aspettano, nessuno però pensa ad assumere. Tra l'altro, Carmelo poco fa diceva, a luglio scorso 2200 interventi, io ho fatto un rapido calcolo, insomma, solo nel mese di luglio 74 al giorno. E come si fa? Come si fa? Ci dobbiamo sdoppiare, non poggiamo manco i piedi a terra, non abbiamo la possibilità di bere, di mangiare, perché in teoria ogni 4 ore ci dovrebbe essere il cambio, però questo non può avvenire mai. Ogni quanto? Ogni 4 ore dovrebbe avvenire il cambio tramite il regolamento di servizio. Per un lavoro del genere immagino che sia. Sì, ma in Sicilia e a Catania questo non, neppure nell'ordinario può avvenire, perché avendo un esiguo numero di personale, un esiguo numero di mezzi, anche chiamando personale straordinario non abbiamo i mezzi. Ma questo è un problema locale o un problema nazionale? Ma diciamo che sta diventando un problema nazionale. Ma però da noi si avverte di più, si anche avverte per di più per problema, le no? criticità degli incendi estivi. E poi ormai, essendo un clima tropicale, abbiamo le bombe d'acqua, abbiamo visto che ci sono delle forti raffiche di vento che creano sempre problemi, perciò siamo sempre in emergenza. Se casca un albero, se c'è un'alluvione, se c'è l'incendio, se c'è una famiglia bloccata in una casa, se ci sono corpi da estrarre da lamiere di auto accartocciate, sono tutti interventi che fanno i vigili del fuoco. Ci sono anche delle collaborazioni con altri corpi, per esempio i forestali? Sì, in estate collaboriamo spesso con la forestale, però si parla di incendi boschivi. Nei boschi il compito è proprio di pertinenza della forestale, perché ancora in Sicilia la forestale è operativa al 100%, perché tramite la legge Madia la forestale è stata soppressa in Italia. Una piccola parte è passata con i vigili del fuoco, la maggior parte dei parte di componenti della forestale e mezzi sono transitati nei carabinieri, perciò ora ci sono i forestali. Quindi i carabinieri, ex forestali. Esatto, sono con i carabinieri. Infatti hanno fatto. Il ministro della difesa, che è un carabiniere. La legge Madia è stata una legge. Ed è un carabiniere che viene dalla forestale. Esatto. Infatti, per questo è stato hanno fatto una convenzione tra protezione civile e carabinieri per gli incendi boschivi. Questa è una cosa veramente assurda, quando di questo ci occupiamo noi a 100%. Esatto. Non arrivano fondi, non arrivano mezzi e noi siamo sempre in grosse criticità.
È una cosa incredibile, davvero, è una cosa veramente che non, io non immagino. Ecco, quando uno non sa i problemi, so che sicuramente in Italia i problemi ci sono sempre, ovunque, ma certo, pensare che un vigile del fuoco non sia considerato un lavoro usurante, che non abbia l'INAIL, che non abbiano un sacco di diritti che secondo me dovrebbero avere di default, cioè, voglio dire, sono naturali, no? È una cosa che ci lascia davvero senza parole, anche un po' sconcertati. Cosa succederà in, insomma, in appresso? Qual è la speranza, insomma, alla fine, che questo nuovo ministro degli interni, che è Salvini, oppure il nuovo presidente della regione, che è Nello Musumeci, il nuovo sindaco di Catania, che è Salvo Pugliese, devono e possono intervenire, no? Sì, io mi auguro che non finisca come la tua famosa barzelletta dell'elezione politica. Tutti, segretario, scrivissi. Segretario, scrivevo. Sono anche un buon imitatore, mi piace molto fare il mimo. Comunque mi auguro che si prendano carico di quello che hanno promesso e portino un forte respiro ai vigili del fuoco in Italia. E anche a livello economico, che di non farci rimanere sempre l'ultimo colpo dello Stato, perché anche economicamente siamo bistrattati, anche l'ultimo contratto l'abbiamo visto, hanno spazzato via 9 anni di arretrati dandoci delle briciole. Chi vi difende? Chi ci difende? Allo stato attuale noi stessi. Voi stessi, insomma, vabbè, insomma, è una situazione un po' così, io non so che cosa aggiungere, se non fare una domanda simpatica per chiudere, perché altrimenti metto a piangere. E allora la domanda è: perché vi ingazzate quando vi chiamano pomperi? È un gergo poco ortodosso, però una volta era così, si chiamavano pompieri perché abbiamo detto che non era un corpo, però è un gergo poco ortodosso, ma non è offensivo. Sì, no? Ora si chiamano comunque vigili del fuoco, però diciamo che la parola pompieri ci può stare bene visto come ci tratta. È vero, hai ragione, bravo, un applauso ci vuole già. Vabbè. Prima di chiudere volevo ricordare uno degli angeli che, di cui ultimamente abbiamo parlato. È vero. Sì. Ne vogliamo ricordare? Sì, volevo ricordare i colleghi che purtroppo hanno perso la vita nell'esplosione di via Garibaldi, anche una pronta guarigione per i due colleghi Marcello e Giuseppe. Che ancora sono ricoverati? No, non sono ricoverati, sono usciti, però il decorso diciamo che è lungo. E volevo ricordare anche Vincenzo Lima, che ha perso la vita in servizio nel 2014. A loro dedichiamo tutti questi sacrifici, sperando che il Corpo Nazionale possa avere un respiro e possa avere rispetto. È vero che i vigili del fuoco dell'amministrazione della il rispetto che merita. È vero che i vigili del fuoco italiani sono tra i più bravi. Diciamo che molti ci invidiano, molti vengono nelle scuole centrali di incendi a vedere le nostre esercitazioni, siamo il fiore all'occhiello mondiale, però ripeto, no, essendo in pochi, spesso e volentieri non possono neppure estrapolarci per poterci formare e crescere professionalmente. Dice, sai, vieni Carmelo che dobbiamo andare, tu gli dirò da fare, c'è un incendio da spegnere. Una macchina quello da fare, non ci puoi andare. Grosse difficoltà anche per fare la formazione. Senti, siccome ce ne è 4 qua, anche se 3 sono precari, la maffariri, perché se succede qualche cosa Carmelo non lo trovano, capito? Capace. Oggi sta a pigliare mezza giornata per bere da qua. Vabbè, noi facciamo il nostro in bocca al lupo ai vigili del fuoco, che significa che speriamo che lavorino meno possibile quest'estate, il che vuol dire che va tutto bene e che loro soprattutto possano risolvere i loro problemi. Se bruciasse la città, ti piace? Sì, bello. Se bruciasse la città, 112. Grazie, ciao Carmeli. Grazie a voi, ciao Carmeli.